sociale del paese, una data che ha uno sguardo europeo, chiaramente uno sguardo europeo, perché per forza anche quando si parla di conoscenza, di istruzione, non si può non guardare l'Europa. E guardiamo l'Europa perché in questi ultimi 20 anni, dal processo di Bologna, dagli accordi di Gaza, dalla strategia di Lisbona, noi abbiamo visto una privatizzazione sostanziale dei luoghi della formazione, nella scuola, nell'università, in un incrementarsi del costo di accesso ai saperi. E oggi gli studenti in questo autunno sono scesi in piazza per dire che non solo per contrastare la buona scuola, un progetto neoliberale di ristrutturazione complessiva della nostra scuola, che va appunto a subordinarla agli interessi di un mercato del lavoro che richiede basse competenze, massima occupabilità sul modello Expo, ma siamo anche scesi in piazza per ribadire e rivendicare che oggi o si dice che si vuole un'istruzione gratuita per tutti e tutti o non si va avanti. Oggi o si dice che bisogna rompere i dispositivi di valutazione come gli invalsi o non si va avanti. Oggi o si dice che bisogna rifinanziare la scuola e l'università realmente per garantire a tutte e a tutti una formazione di qualità, o non si riesce a rompere un dispositivo in atto che subordina i luoghi della formazione agli interessi di un mercato del lavoro che richiede solo basse competenze, flessibilità massima in entrata e in uscita. E quindi noi torneremo nelle piazze il 12 marzo, a pochi giorni dall'approvazione, dall'emanazione del decreto legge, dal DDL e dalla legge delega, che è una nuova forzatura democratica del paese, una nuova forzatura democratica insostenibile che vogliamo rompere. Vogliamo rompere questo e vogliamo dire che oggi gli studenti e le studentesse sono una parte attiva, e conflittuale, che vuole confliggere e costruire l'alternativa a fianco al popolo greco, a fianco a tutti i popoli che oggi non riescono più a stare sotto i diktat della troika. Avanti!